Nel mirino delle fiamme gialle di Campobasso la mega opera incompiuta a ridosso del versante sud del lago Docchito, 17 milioni il danno erariale riscontrato dalla Corte dei Conti. Per ora sembrano solo indiscrezioni la new entry di Palazzo Vitale, potrebbe essere Carlo Veneziale, il dialogo tra il governo e la maggioranza è ancora in corso, le sue parole. Ricorsi e assemblee su tutto il territorio regionale, prosegue la mobilitazione dei sindacati di categoria contro la buona scuola del governo Renzi. Clima sereno per le molisane impegnate in Serie D, soddisfazione è stata espressa da mister Cappellacci che ha spronato i suoi a replicare l'ottimo risultato di domenica scorsa. Bentrovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito in apertura, la maxi operazione delle fiamme gialle di Campobasso a finire nella rete degli inquirenti funzionari e dirigenti della comunità montana Fortore Medio, ma anche alcuni amministratori comunali e regionali per l'ennesima opera incompiuta. I dettagli nel servizio. Maxi operazione delle fiamme gialle di Campobasso finiti nel mirino della Guardia di Finanza, funzionari e dirigenti della comunità montana Fortore Molisano della regione del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania e Molise, nella rete dei militari anche alcuni amministratori comunali e regionali, nel mirino un appalto pubblico e più nello specifico l'ennesima opera incompiuta pagata a caro prezzo dai cittadini, la tanto attesa arteria la circumlacuale che dovrebbe rappresentare un'arteria strategica per le aree interne disagiate di tre regioni. Regioni Molise, Puglia e Campania, disegnata lungo la riva sud del lago Docchito di quasi 3 km, di cui 2 km 016 in galleria naturale, 254 metri in viadotto, 723 su sedime naturale, ha visto in realtà solo 200 metri di galleria realizzati, 17 milioni per soli 200 metri. Nell'indagine finiscono una serie di perizie di varianti illegittime che hanno fatto accumulare ritardi, ma la gravità è stato l'affidamento a trattativa privata ad un solo soggetto di lavori extracontrattuali in aperta violazione delle norme della concorrenza e della trasparenza. Ma non solo, a finire sotto la lente degli organi inquirenti anche l'affidamento diretto di incarichi professionali per la progettazione e la conduzione dello stesso appalto. Il danno presunto riscontrato pare a monte a 17 milioni e 500 mila euro. Dopo 14 anni dall'aggiudicazione, oltre il danno erariale, il cantiere rappresenta anche una fonte di pericolo perché il cantiere è chiuso, è incustodito e versa in uno stato di abbandono senza misure di sicurezza. Ancora cronaca, ci spostiamo in Basso Molise. In queste ore la procura di Larino pare abbia scritto diverse persone nel registro degli indagati per la morte di Carlo Sticca avvenuta lo scorso 10 settembre all'ospedale Cardarelli. Dai risultati autoptici sembrerebbe che la morte non sia avvenuta per cause naturali. Il 56enne arrestato ad agosto per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale per atti osceni in luogo pubblico lungo la statale 16 era stato recluso prima nel carcere Frentano e poi trasferito a Campobasso. 5 al momento gli indagati. Il quadro clinico sotto esame dal medico legale sembrerebbe aver evidenziato alcune anomalie e su cui sta ora indagando la magistratura. Cambiamo argomento, ci spostiamo al comune di Isernia dove oggi si è insediato il neo commissario Vittorio Saladino. Sentiamo. Si è insediato oggi il neo commissario Saladino al comune di Isernia. L'approvazione del bilancio è il suo primo provvedimento, a seguire le infrastrutture. Appunto, siccome uno dei problemi immediati è la mancata approvazione del bilancio, è uno dei primi atti che andrò ad adottare, anche perché senza il bilancio la comunità non può, cioè il comune non può operare, c'è una struttura tra l'altro carente di personale, quindi è anche quello un grosso problema, quindi bisogna approvare il programma triennale che riguarda il personale. Poi i servizi, le infrastrutture, come dicevo prima ad altri suoi colleghi, è un compito diciamo impegnativo, nel senso che avendo avuto i finanziamenti è giusto portare a compimento quelle opere che sono già iniziate. E poi, come ho già sottolineato, anche le infrastrutture, intendo anche le strade, i servizi, che le scuole, sono quelle opere essenziali che i cittadini si aspettano che siano portate a compimento. Torniamo a parlare del totonomine di Via Genova. Sembra ormai certo l'ingresso di Carlo Veneziale che dovrebbe sostituire Scarabeo. Sentiamo.
Per ora sembrano solo voci sulla new entry di via Genova, qualcuno lo dà però per certo l'ingresso di Veneziale in sostituzione di Scarabeo. Lui intanto sgonfia l'indiscrezione. Anche qui siamo nelle voci, il percorso da compiere è quello disegnato e delineato dal Presidente Frattura, e cioè un confronto sereno, serrato e, se serve, anche chiarificatore all'interno del perimetro della maggioranza di governo. Attraverso questo confronto verranno fuori le indicazioni che certamente porteranno il governatore Frattura a fare le scelte che egli ritiene più adeguate per compiere il secondo pezzo del mandato. Ripeto, dialogo e confronto col perimetro della maggioranza. Sarà l'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico Marconi il palcoscenico dove si svolgerà il camp di comunicazione sulla violenza contro le donne. Il progetto è stato promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio. La scuola è stata scelta insieme ad altre 18 su tutto il territorio nazionale. L'appuntamento è per domani all'Aula Magna dell'Istituto. Continuiamo a parlare di scuola. Prosegue la mobilitazione dei sindacati di categoria contro la riforma del governo Renzi. Presentate in conferenza stampa le prossime iniziative. I dettagli nel servizio. I sindacati della scuola uniti ancora sul piede di guerra per una riforma promossa dal governo che non convince e non risolve i problemi. Una riforma, hanno detto i presenti, che non mantiene le promesse fatte, anzi prevede un organico gerarchico e autoritario. Per questa ragione, hanno avvertito, la mobilitazione andrà avanti con la presentazione di ricorsi giudiziari di incostituzionalità e proteste. Noi siamo per il cambiamento radicale di questa legge, tanto è vero che abbiamo presentato dei ricorsi alla Corte Costituzionale, stiamo portando avanti un'impugnativa verso le dimissioni in ruolo che non ci soddisfano perché non hanno riguardato tutti, quindi utilizziamo tutte le modalità, quella assembleare e quella della mobilitazione e quella dei ricorsi che comunque sono già stati avviati. Con entrambe le modalità noi pensiamo di arrivare a dei risultati. Questa riforma, hanno ribadito i sindacati della scuola, non piace solo a noi ma anche al mondo della scuola e degli studenti. Per questo da domani, mercoledì 23 settembre, partiranno assemblee su tutto il territorio per informare circa le modalità con cui è possibile dire no alla riforma. Riteniamo che alcune cose possono essere cambiate, alcune norme non sono state toccate dalla legge 107 e quindi noi vogliamo che continuino a essere applicate queste norme che sono quelle che appunto regolavano la scuola di oggi, quindi la pluralità, la collegialità. Questi sono gli obiettivi che abbiamo e che adesso metteremo in campo con le assemblee su tutto il territorio. Scenderà nuovamente in piazza la triplice sindacale domani a Roma per chiedere al governo di risolvere definitivamente la questione degli esodati e l'opzione donna. Bisogna salvaguardare i lavoratori che sono stati penalizzati dall'aumento dell'età pensionabile dopo la riforma Fornero. Questa è la nota del segretario della CISL Abruzzo Molise, Maurizio Spina. Alcune indiscrezioni annunciano la costruzione a Termoli di nuovi lotti di edilizia popolare. Lo IACP al momento smentisce e richiama l'attenzione sui 12 alloggi ancora da assegnare. Il servizio. Mentre sulla stampa locale si legge in queste ore di possibili nuovi interventi di edilizia popolare, dallo IACP frenano. Non ci risulta ufficialmente alcun nuovo intervento su Termoli, dichiara un funzionario. Niente di certo dunque, ma qualora fosse confermata la notizia, riportata da stimati colleghi, di un grande lotto da 86 nuovi alloggi popolari, rappresenterebbe davvero una boccata d'ossigeno per le tante famiglie in difficoltà. Un megalotto dovrebbe sorgere tra Difesa Grande e Contrada Casa La Croce, a due passi dalla palazzina disabitata di Colle Macchiuzzo. Collaudati tra aprile e maggio scorso, i 12 alloggi popolari non sarebbero ancora stati consegnati per problemi con gli allacci. Secondo i funzionari dell'Istituto Autonomo Case Popolari, la loro sollecitazione presso gli uffici comunali competenti aveva ricevuto risposta già a giugno, quando da Palazzo Sant'Antonio si erano impegnati a procedere con gli allacci alla rete fognaria e a quella idrica entro due mesi. I problemi avanzati dal comune, ma non ancora risolti a quanto pare, sarebbero dovuti al rischio di sovraccarico per le reti, tanto fognaria che idrica, che andrebbero potenziate. È proprio nei giorni scorsi che era stata prevista l'interruzione del servizio idrico per tutta la città,
per quasi 24 ore di fila, al fine di sostituire il contatore generale. Interruzione rinviata perché, inizialmente prevista in orario diurno, avrebbe creato troppi disagi e alcuni consiglieri di minoranza avrebbero interessato della questione addirittura il prefetto. Possiamo sperare che questi lavori, una volta ben organizzati, favoriscano anche una prima risposta agli intoppi nell'assegnazione degli alloggi popolari? E torniamo ad occuparci dei lavoratori della società di trasporto su gomma. I dipendenti dell'ATM ancora non ricevono le mensilità arretrate e chiedono spiegazioni alla Regione. Il servizio. È un déjà vu la situazione dei lavoratori dell'ATM, stessa trilogia di sempre. Lavoratori senza stipendio, società di trasporto che temporeggia e non paga, Regione che fa orecchie da mercante. Nonostante la legge in materia di appalti pubblici espressamente preveda in caso di mancato pagamento dei lavoratori la sostituzione dell'azienda con la Regione, quest'ultima sembra non comprendere le difficoltà degli stessi lavoratori senza stipendio. Nonostante le promesse fatte, ad oggi nulla è cambiato e la Regione non muove un dito. Delusione e amarezza, questi sentimenti che si percepiscono tra i lavoratori e le famiglie. Non è dignitoso e non è neppure normale che i lavoratori diventino sempre lo strumento di lotta tra i due fuochi. L'azienda da una parte che chiede, la Regione dall'altra che temporeggia e non prende posizioni definitive. Intanto, da alcune indiscrezioni pare che la sentenza di Palazzo Spada sul ricorso al TAR presentato dalla società ATM, esclusa dal bando per il gestore unico, tardi ad arrivare. Sembra infatti che la data attesa per gli inizi di ottobre è slittata a dicembre. Era scomparso ieri mattina ed è stato trovato in una pineta coi polsi tagliati. La brutta vicenda vede protagonista un 31enne di origini pugliesi. A salvargli la vita un SMS inviato al padre. Il servizio. Uno strano SMS con su scritto il luogo dove avrebbe ritrovato l'auto. Ma ad inviarlo all'uomo, residente a Campomarino, non sono stati dei ladri, bensì il figlio 31enne, di cui aveva perso le tracce ieri mattina. Il ragazzo sarebbe infatti uscito dopo la colazione, senza fornire ulteriori indicazioni prima di quel messaggio. Testo che, però, gli avrebbe salvato la vita. Quando i vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono giunti nella pineta incontrata Ramitelli, dove era stata abbandonata l'auto, hanno trovato il ragazzo con un polso tagliato. Provvidenziali le cure dei sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato a San Timoteo di Termoli, dove è ancora sotto osservazione. Dai primi esami le sue condizioni sarebbero buone, ma è ancora da capire il perché del gesto disperato. Possiamo immaginare che si sia trattato di un malessere esistenziale, vera e propria pandemia dei nostri giorni. Sono numerosissime, infatti, le grida inascoltate di tanti uomini e donne, sempre più spesso giovani, che nella società dell'apparenza e della socialità virtuale si sentono spaesati, soli, inappropriati. Mentre il giovane pugliese, che sarebbe rimasto cosciente per tutto il tempo, forse basterà la paura di quegli attimi in cui credeva di lasciare questo mondo per non ripetere il triste gesto, ci si dovrebbe interrogare su cosa fare per combattere la piaga sociale della sofferenza psicologica. Sulla vicenda, intanto, indagano i carabinieri della stazione di Campomarino. E cambiamo decisamente argomento. Il Molise è protagonista grazie all'atleta della Fly Sport Inail Termoli, Lorena Ziccardi, che ha partecipato con la maglia della nazionale italiana agli europei di basket in carrozzina. Prima dei lavori del Consiglio, la Regione ha voluto dare all'atleta molisana il giusto riconoscimento. Vediamo. Un orgoglio non solo per il Molise. Lorena Ziccardi, atleta della Fly Sport Inail Molise Termoli, che ha raccontato la sua esperienza agli europei di Worcester in Inghilterra con la maglia della nazionale italiana di basket in carrozzina. Lorena Ziccardi è entrata di diritto nella storia dello sport paralimpico molisano e della palla a spicchi regionale. La Regione ha voluto darle il giusto riconoscimento davanti alle istituzioni e ai suoi tifosi proprio nell'aula di Vital Consiglio. Memorabile l'ottima prestazione dell'Italia con la Turchia, ha ricordato Lorena. Punto su punto, fallo su fallo, spallata contro spallata, la battaglia sportiva tra Italia e Turchia è continuata senza esclusione di colpi fino al fischio della sirena finale, che ha visto le azzurre prevalere sulle colleghe turche per 40-31. Un messaggio positivo, quello lanciato dall'atleta molisana, che ha invitato tutti a crederci fino in fondo e a non mollare, perché prima o poi i risultati arrivano per tutti.
Tanto impegno, tanta fatica, tanto lavoro e bisogna crederci. Io credo che, ecco, questo è uno dei messaggi fondamentali che io vorrei arrivasse, che nonostante tutto si hanno delle difficoltà fisiche, perché obiettivamente ci sono, ma si può essere atleti e quindi possiamo farcela. Fare sport per persone come noi che si portano dietro una disabilità o un disagio eccetera eccetera è davvero una rinascita, è un momento di integrazione, è una sfida personale con i propri limiti, con le proprie paure, le proprie difficoltà, quindi davvero il messaggio che lancio è quello di provarci e poi magari ci si rende conto che non è per noi, ma perché non provarci? Siamo arrivati a questo europeo con la consapevolezza che andavamo a affrontare delle squadre davvero forti, ecco, rispetto alla nazionale italiana che invece c'ha ancora una strada da fare. E quindi abbiamo, insomma, subito, tra virgolette, delle sconfitte, anche se consapevoli, ma pur sempre sconfitte, quindi, insomma, sono comunque delle batoste, se così si può dire, però siamo arrivati all'ultima partita con la Turchia, dove invece finalmente ci abbiamo fatta e l'Italia per la prima volta nella storia vince una partita agli europei e quindi è stata una soddisfazione grandiosa, un'emozione unica. Nel mio futuro c'è tanto sport, tanto 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 sport e c'è voglia di farcela, quindi insomma vediamo questi prossimi europei e boh, non lo so, magari arriveranno le sorprese, che ne so, mai dire mai, vedremo. In aula ad ascoltare la sua testimonianza il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro, il consigliere delegato allo sport Carmelo Parpiglia e la presidente del Comitato Italiano Paralimpico Molise Donatella Perrella. A Lorena Ziccardi, mirabile esempio del Molise migliore, la dedica del premio ricevuto. In apertura la Serie D con il Campobasso che si gode l'ultima vittoria contro la Jesina. A commentare la quarta giornata i mister delle rispettive squadre. Sentiamo. Siamo con mister Cappellacci, finalmente mister, tre punti ma soprattutto una prova maiuscola, direi anche molto più ordinata rispetto al passato. Sì, diciamo pure che non è che sia cambiato molto, perché noi l'ultima partita l'abbiamo fatta mercoledì, quindi adesso non è che con questa partita vogliamo dire che abbiamo risolto tutti i problemi. Di sicuro oggi il fatto che ci abbiamo messo un pochino più di tigna, eravamo pronti a fare una partita alla pari con una squadra che comunque è vero che ha qualche difficoltà di classifica, ma una squadra che comunque ha corsa, ha tecnica e gioca bene. Quindi noi abbiamo fatto un buon approccio alla partita rispetto a qualcun altro, rispetto alla, per esempio all'ultima trasferta fatta con la Miternina. Lì poi si è anche trovato il gol, che a volte serve, perché a volte può succedere che tu fai una buona partenza e segnano gli altri, come è successo in altre circostanze. Invece oggi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di segnare, da lì abbiamo avuto anche la possibilità di stare un pochino più coperti, di tirare qualche pallonata che oggi ci ha permesso anche il modulo con Aquino, quindi avevamo due punti, quindi una delle due la faceva morire negli spazi e quindi oggi la partita è andata così, ma per me non è che cambia moltissimo rispetto alla sconfitta con la San Benettese, seppur sono contento perché questa squadra adesso ha bisogno, oltre che di punti, ha bisogno anche di fiducia, perché questa partenza e questi infortuni e squalifiche che abbiamo avuto magari ho paura che ci possano magari debilitare mentalmente. Oggi così non è stato, vediamo la prossima in casa. Siamo con Bugari a commentare una sconfitta per 3-0 dopo aver ricevuto i complimenti dell'allenatore del Campobasso perché avete fatto una gran bella partita e sono sinceri. Ma io intanto ringrazio il mister, che fa sempre piacere in questi momenti ricevere i complimenti. Come ho detto agli altri colleghi, dispiace per il risultato, perché comunque io quello che avevo chiesto ai ragazzi me l'hanno fatto vedere, cercare di affrontare una squadra come il Campobasso a viso aperto
sotto i punti di vista della grinta, della determinazione, anche del gioco a tratti, perché comunque qualcosa abbiamo creato anche noi. Siamo stati più sfortunati, meno bravi, questo sicuramente, e purtroppo niente, stiamo a commentare il secondo 3-0 così, ci rammarica tanto, però io vedo che questa squadra comunque è viva e che contro squadre alla nostra portata possiamo dire la nostra. Dalla vittoria del Campobasso a quella dell'Olimpia Agnonese, soddisfazione è stata espressa da squadra e tifosi. Sentiamo. Mister, oggi è sembrato più che una partita un autentico trionfo. Che cosa è cambiato rispetto alle ultime 3 settimane? Ma cambiato. Penso che abbiamo commesso un errore, perché se noi andiamo a vedere le partite precedenti meritavamo molto di più di quello che abbiamo raccolto, cioè 0 punti. Noi siamo una squadra che è stata costruita pian piano, siamo in ritardo rispetto agli altri, e pian piano le partite che abbiamo fatto sono servite anche a limare qualche errore che abbiamo fatto. È normale, in queste 3 partite precedenti abbiamo pagato dazio, penso che meritavamo sia Colfano che sia Chidi stesso che a Vezzano molto di più di quello che abbiamo raccolto. E oggi abbiamo fatto un'ottima partita, sono contento per i ragazzi perché meritavano questa vittoria, meritavano i primi punti. Non abbiamo fatto assolutamente niente, sappiamo che c'è tanto da lavorare, però questo aiuta ad acquisire autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Sicuramente una vittoria che ridà entusiasmo a un Olimpia Agnone che adesso si presenterà fermo con ben altro spirito. Sì, ma noi, ripeto, è ancora presto tutto, ancora c'è tanto da lavorare, tanto da giocare, e ogni partita è una storia a sé. In questo campionato non c'è una squadra che ammazza il campionato. Sono tutte partite equilibratissime e basta un episodio per cambiarla, quindi andremo a fermo sapendo che andiamo a giocarci la nostra partita con tranquillità, con serenità, sapendo che affrontiamo un'ottima squadra che sta in un ottimo periodo di forma. Oggi ha vinto fuori casa, quindi per noi è una partita difficile, ma lo è anche per loro. Tommaso Marolda, allora, dopo ben 3 sconfitte consecutive, oggi l'Olimpia Agnone ha fatto capire che è una squadra che ha le carte in regola per potersi salvare. Ma sì, sicuramente, io credo che questa squadra può fare anche di più di una salvezza all'ultima giornata, quindi penso che possiamo ambire a qualcos'altro. Noi le prime 3 partite siamo state anche un po' sfortunate, abbiamo pagato degli errori di gioventù, degli errori che abbiamo commesso perché la squadra comunque è partita in ritardo e certi meccanismi ci vuole del tempo per olearli. Fin dai primi minuti comunque oggi si è visto che era ben altra Olimpia, c'è stata subito la realizzazione di Cossu con l'arbitro che ha annullato e poi la tua prodezza che praticamente ha così uccellato il portiere avversario. Sì, il gol annullato lo devo rivedere, quello di Riccardo, perché a me sembrava regolare, forse c'era un altro ragazzo della squadra nostra sulla traiettoria e forse l'arbitro si è fatto ingannare da quello. Il gol mio, come ho detto, erano già 2 o 3 volte che guardavo il portiere che rimaneva un po' fuori dai pali, e appena mi si è presentata l'occasione ho cercato la porta senza indugiare. Qualcuno ha detto il campionato dell'Olimpia Agnone comincia oggi, d'accordo? Ma penso di sì, perché comunque la squadra è partita in ritardo, è partita l'8 agosto, ha aspettato i ripescaggi e le altre squadre avevano un vantaggio di 20 giorni rispetto a noi, quindi penso di sì, sono d'accordo con questa affermazione. Dalle molisane alle altre squadre impegnate nel girone F della Serie D a pareggiare contro l'Avezzano, il Chieti, prossima squadra che il Campobasso sarà chiamato ad affrontare. Servizio. Finisce in parità 1-1 il derby dell'Angelini tra Chieti e Avezzano, un punto a testa al termine di 90 minuti interpretati meglio dagli ospiti nel primo tempo, con il Chieti più incisivo nella ripresa. Minuto 19, Di Massimo Bisegna, brividi per il Chieti. L'Avezzano passa alla mezz'ora, Puglia fa quello che vuole e strappa applausi, sinistro basso, 1-0. Il Chieti prova a reagire, Varone alza la mira da ottima posizione, poi Del Grosso direttamente da calcio di punizione scheggia il palo, mentre sul finire di tempo Dos Santos si gira e calcia, palla out di un soffio. All'intervallo Ronci azzecca la mossa giusta, fuori Vitale, dentro Gomis, Cresto va in mediana e il Chieti schiaccia l'Avezzano.
Emozioni in apertura, Dos Santos va vicino al pari, poi è Di Massimo Show, Chieti salvo in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, Dos Santos pasticcia e gli ospiti centrano il palo. La pressione della Chieti si fa asfissiante e il pari arriva al 35esimo. Felli colpisce con una mano, rigore e rosso per doppia ammonizione. Suriano dal dischetto fa 1-1. C'è tempo per una protesta per parte, ma il direttore di gara non assegna nessun calcio di rigore. Finisce così in perfetta parità, ma è da censura il gesto di Tariuk. Appena entrato, prende il rosso diretto per una gomitata in faccia ai danni di Shintu. Ingiustificabile. Per Chieti ed Avezzano, invece, tanti applausi. La strada intrapresa è quella giusta. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Io quiero che stesse al mondo. Previsioni del tempo per mercoledì 23 settembre. Giornata in gran parte soleggiata sulle regioni di sud-est con pochi annuvolamenti di passaggio. Tuttavia tra sera e notte un aumento della nuvolosità in discesa dai Balcani interesserà il Molise e la Puglia con rischio di acquazzoni. Ventilazione debole o localmente moderata con mari generalmente poco mossi. Temperature in lieve calo nei valori minimi, vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 13, massima 22 gradi. Isernia minima 16, massima 25 gradi. Termoli minima 20, massima 27 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.